Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere quello che secondo me è una super evoluzione, rivoluzione nel mondo del fondotinta. Anche perché un fondotinta in spray veramente non l'ho mai sentito. Fatti conto che vi ho sempre detto che di solito non utilizzo mai fondotinta perché risultano tanto pesanti, soprattutto quelli liquidi. E ho provato il fondotinta in spray, questo qui di Unique, che è uscito l'anno scorso mi sembra. Questa, ad utilizzare la colorazione Lace, ok? Un fondotinta che deve essere shakerato in modo che tutti gli ingredienti si mischiano per bene. Insomma, è un fondotinta che viene utilizzato appunto l'aerosol come modo per applicarlo, ed è un fondotinta che va a coprire tutte le nostre imperfezioni con una sola passata. È un fondotinta stratificabile che copre addirittura i tatuaggi, l'ho visto fare in tantissimi video, e soprattutto ha una durata di 12 ore senza appunto muoversi. È un fondotinta ultra leggero, infatti vi posso assicurare che una volta applicato non lo sentirete neanche, ed è una cosa veramente per me super rivoluzionaria. Iniziamo subito. Prima vado ad allegarmi un po' i capelli. Secondo step. Step, vado a shakerarlo per bene. Oh, non ci dimentichiamo del primer, eh? È molto importante utilizzare un primer in modo che il fondotinta non va a coprire quelli che sono i pori. Utilizzando un primer per pelli normali, perché soprattutto in questo periodo ho una pelle alcune volte secca, alcune volte grassa, e quindi vado ad utilizzare per pelli normali. Ok, una volta applicato per bene il primer, andiamo a shakerare bene il fondotinta e procediamo con l'applicazione. Fate conto che questo prodotto l'ho ordinato settimana scorsa, di levato ieri. Non vedevo l'ora di provarlo insieme a voi. Pennello, kabuki e spruzzo. Oh, è una formula ultra leggera, fresca, morbida, bellissima. Oh, ho spruzzato veramente poco prodotto perché avevo paura di fare il massaggio. Quindi picchiettare il fondotinta. Pazzesco. Pensare che ho preso una colorazione più scura rispetto a quella che utilizzavo inizio anno. Ed è perfetta. Questo grazie alla guida di bellezza. Vedete? Alla guida di bellezza che riuscite a trovare sul sito in descrizione, e vi aiuta a trovare proprio la colorazione perfetta per il vostro tipo di pelle. Ok, quindi diciamo una spruzzata a metà viso, adesso andiamo a fare l'altra metà. Non riuscite a sentirlo, però vi posso assicurare che è ultra leggero, non ve ne rendete neanche conto. Wow, ah, si rega da applicare, fresco. Wow, vado a continuare, vado ad applicare altro prodotto.
sembra di non lo so, è come se non lo stessi neanche applicando, ma anche senza un po' parole, perché ogni volta che lo applico rimango veramente così, non posso farci niente. Fondotinta bellissimo, pazzesco. Metti che poi ci metto veramente pochissimo tempo ad applicarlo e il risultato è fenomenale. Vedete che le occhiaie sono praticamente sparite, no? E il colore siamo giusti e voilà, questo è il fondotinta. Quindi se non avete ancora provato il fondotinta spray, super consigliato, soprattutto questo, che trovate il link in descrizione, quindi di Unique. La colorazione che ho utilizzato è Lace e per qualunque cosa scrivetemi, lasciate un commento oppure contattatemi su Instagram e cercherò appunto di rispondervi. Niente, allora io vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo video. Ciao!